Professora Amaniti, esiste anche la depressione infantile? Beh, per molto tempo si è pensato che i bambini non soffrissero di depressione. Si riconoscevano altri disturbi come il bambino instabile, il bambino irrequieto, eccetera. Negli ultimi anni si è sempre più visto che invece esiste anche la depressione infantile. È chiaro che la depressione infantile non è come quella dell'adulto, non dobbiamo immaginare il bambino con l'aria abbattuta, con le pieghe, l'aria triste. Soprattutto nei primi anni la depressione si esprime attraverso l'irrequietezza, la capricciosità, la provocatorietà. E solo successivamente, durante l'età scolare, invece si esprime con perdita di iniziativa, una certa tristezza immotivata, fino poi in adolescenza avvicinarsi alla depressione adulta, che è quella che noi conosciamo meglio. È possibile distinguere questi sintomi da quelli di un bambino viziato a quelli di un bambino stressato? Beh, diciamo, il bambino viziato può essere il bambino che chiede molto, e naturalmente dipende anche dal comportamento dei genitori, nel senso di dargli troppe cose, perché è un bambino che accetta poco le frustrazioni. Qui la situazione è diversa, ossia è un bambino che ha una capricciosità continua, è un bambino che si oppone, è un bambino irrequieto, un bambino perennemente insoddisfatto, e questo anche indipendentemente dal comportamento dei genitori. Per cui credo che è importante distinguere queste situazioni. Come si fa a evitare lo stress nel bambino? Beh, credo che questo è molto legato ai genitori e all'ambiente, nel senso che una delle funzioni primarie di ogni genitore è quello di fornire protezione, di fornire quello che viene chiamato, per esempio da Bowlby, la base sicura, il che vuol dire che nei momenti di difficoltà, quando ci sono le separazioni, quando il bambino è stanco, quando il bambino è stressato, i genitori devono funzionare in modo da garantirgli un ambiente sufficientemente tranquillizzante, contenitivo, e il bambino va rassicurato. E questo io direi che è il primo compito di ogni genitore.